il desiderio di trovare forme di vita extraterrestre caratterizza parte della ricerca spaziale e popola i sogni di milioni di persone, affascinate dall'idea di un incontro come quello immaginato da Steven Spielberg in E.T. La vita di cui sono a caccia gli scienziati è però molto diversa da quella personificata dal tenero extraterrestre di celluloide. La ricerca punta ai mattoncini base della vita, idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, individuato un pianeta roccioso che forma un sistema con una stella simile al nostro Sole, parte l'analisi dell'atmosfera per trovare traccia di questi elementi. Ma non è così semplice. Trovare evidenze di questi mattoncini così indispensabili non si traduce nella garanzia che quel pianeta sia adatto per ospitare la vita. È su questo aspetto che hanno lavorato i ricercatori della Washington University, servendosi del Virtual Planetary Laboratory, una struttura universitaria collegata alla NASA e che dal 2001 si occupa dell'abitabilità degli esopianeti. Il team di studiosi ha elaborato un metodo per identificare ed escludere le false tracce biologiche in pianeti lontani. Significa che trovare ossigeno, per esempio, nell'atmosfera di un esopianeta non significa automaticamente che quell'ossigeno abbia la stessa origine del nostro e quindi non basta per eleggere ad abitabile quel mondo remoto e sconosciuto. I ricercatori si sono concentrati su elementi che tradiscano la presenza di questi impostori delle tracce di vita. Ecco come si sono comportati.